Orobe Style torna a promuovere incontri in presenza sul territorio. Esatto. Dopo gli incontri cominciati nel 2019 e proseguiti poi per tutto l'anno, per l'inizio del 2020, prima dello stop del Covid, considerando che poi noi come gruppo operativo oggi siamo circa 15 persone, ci siamo sempre incontrati anche durante il fermo lockdown che è stato piuttosto lungo e difficile. Noi ci siamo sempre trovati, quasi sempre via Skype, per cercare un attimino di dettare un pochino le strategie, quali potevano essere le nostre azioni future. Nel frattempo siamo sempre riusciti poi a creare dei webinar, degli incontri via social. Ad esempio siamo riusciti a fare degli incontri dove mettevamo la donna al centro, degli incontri dove riuscivamo a parlare di montagna insieme a numerosi alpinisti importantissimi. Abbiamo fatto degli incontri dove inserivamo i temi delle località turistiche, della ricettività, e nel frattempo per fortuna siamo riusciti ad andare avanti e ora vorremmo ricominciare con gli incontri personali, con gli incontri in presenza, naturalmente rispettando tutte quelle che sono le regole di convivenza. Inizieremmo con il primo incontro il giovedì 25 di questo mese alle 20:30 a Bossico, all'oratorio. E naturalmente vorremmo cominciare a far capire al tessuto sociale, alla popolazione, agli imprenditori, alle istituzioni che va bene rimanere alla finestra sempre a vedere gli altri che fanno qualcosa, è importante, ma è importantissimo secondo me. Noi riceviamo continuamente apprezzamenti e complimenti da parte di persone entusiaste di quello che stiamo facendo. Forse adesso è il momento, se vogliamo far sì che ci sia anche un cambiamento dal punto di vista culturale e sociale, di mettersi un pochino in pista, cioè cercare di capire che è importante apprezzare, è importante appoggiare, ma è importantissimo anche metterci del proprio, cioè portare dei progetti, portare delle nuove possibilità di sviluppo. Comunque sia, noi siamo un gruppo di imprenditori, un gruppo di persone normalissime che facciamo tutt'altro nella vita, e abbiamo bisogno comunque di tante altre idee. Tutti noi giriamo e quindi portiamo a casa un bagaglio di esperienza. Bisogna considerare che comunque sia, per fare però le cose fatte bene ci vogliono i professionisti. E oggi ci affidiamo di numerosi professionisti del settore. Abbiamo bisogno di fare rete, abbiamo bisogno di far sì che chi fa già eccellenza nel nostro territorio dal punto di vista turistico, ricettivo, sia un pochino da guida, da linea guida rispetto a tanti altri che magari sono scettici, e che un domani possano queste eccellenze che noi già abbiamo sul territorio non si sentano troppo sole, non rimangano da sole, ma siano un pochino da sprono a tanti altri che magari aspettavano solo il là per partire. Bisogna cambiare marcia probabilmente, e questo forse è l'inizio di una nuova era. Noi qui abbiamo, noi come Orobe Style lo diciamo da sempre, abbiamo tutto, e quindi bisogna solo riuscire a fare rete e ripartire cercando forse di smussare un pochino certe divergenze o certi campanilismi, lo diciamo spesso, e mettersi in pista direttamente. Partiamo con Bossico giovedì sera alle 20:30 presso l'oratorio. Anzi, devo ringraziare l'amministrazione comunale e l'associazione Placat per questo, per poi poter seminare su tutto il territorio. Il territorio che adesso si sta ampliando, perché siamo stati contattati dalla zona della Valtellina, l'Ecco Como, e sicuramente tra la Val Brembana, Val Seriana, Valle di Scalve, il Sebino, per tutto quello che è all'ombra delle Orobie. Noi stiamo cercando di metterci la faccia e anche il tempo. Adesso abbiamo bisogno di voi. Grazie.